dopo l'accordo sulla legge elettorale, le forze politiche libanesi decidono finalmente di andare al voto. Il paese potrà tornare a eleggere il Parlamento nel maggio del 2018, per la prima volta dopo 9 anni, a causa di una serie di rinvii dovuti alle tensioni tra gli schieramenti politico-confessionali in conseguenza alla guerra civile siriana. Per la prima volta, ha detto il primo ministro Saad al-Hariri, tutti i libanesi si sono seduti allo stesso tavolo per raggiungere un accordo. La nuova legge introduce un sistema proporzionale puro, caldeggiato soprattutto da Hezbollah, al posto del maggioritario in vigore dal 1960. È saltata invece la proposta di introdurre una quota del 30% dei seggi da assegnare alle donne. Attualmente in Parlamento siedono 4 donne su 128 deputati.